immaginiamo che la luce venga da qua. Se la luce viene da qui, è bello vedere uno scoglio in luce. Se io lo faccio qua lo scoglio, lo devo mettere in ombra. Se lo faccio qui, lo devo mettere in controluce. Per cui bello è qui, in modo che ho lo scoglio qua, qui viene colpito dalla luce e qui proviene dalla propria ombra. Ok? Fatto questo, mentalmente comincio a costruire il mare. Parto sempre intanto dalla parte più lontana e decido, voglio un orizzonte piatto vuoto, voglio un orizzonte nel quale in ultimo piano ci sia qualcosa che mi crea un movimento. Allora posso decidere, o ci faccio una nuvola e chiudo l'orizzonte, oppure ci faccio una sorta di penisola in fondo e mi delinea. Vedete com'è vibrato? Che è successo? Dandogli un pochettino di guarda che succede, se tu, quindi sta bene, tutto viene là dallo stesso verso, se tu fai questo lavoro, meglio, dai un po' di movimento, dai movimento, e poi non solo, non lo togli e rimane su, e non devi lasciare tutti questi buchi, ci vuole andare col bianco, no, dopo ci vai sopra. Abbiamo determinato i vari piani di movimento dell'acqua, mentre prima era una situazione caotica, noi solo avendo messo gli scuri abbiamo determinato il movimento. Adesso tutta qua, che cosa farai? Ti riunisci a questa superficie che avevi preparato e la cominci a definire. Vedi come già comincia a prendere movimento l'onda? Perché gli hai dato un senso. Lascialo così e comincia a definire bene l'onda, cosa che non è stata ancora definita. Allora, e qui se tu fai così non avrà mai dinamicità la tua situazione, perché tu devi proprio dargli una sorta di forma, vedi? E lasci. Più tu tocchi il colore, più lo sporchi. Ok? Allora, ti stai perdendo quello che stai facendo. Perché? E ti spiego solo perché. Come igienizzare. Esatto.
segna le parti chiare. Adesso abbiamo dato le scure, tu stai facendo tutto lo stesso colore senza definire le parti. Se la luce viene di qua, questo sarà chiaro e ci lasci il chiaro. Qui dietro sarà chiaro e ci lasci il chiaro. Qui sarà chiaro e ci lasci il chiaro. Qui sarà chiaro e ci lasci il chiaro. Se qui è chiaro, il discorso che facciamo prima, se qui è chiaro, qui è scuro, qui sotto c'è il riflesso dell'ombra. Per cui, brava, hai capito benissimo. Sì. Se tu lavori tutto in questo senso, non si vede la dinamicità del mare, per cui tu questo ci devi mettere il colore. Se tu piccoli tocchi, piccoli segni, sempre ok? E lo lasci. Poi, di qua c'è lo spruzzo, di qua il mare continuerà, sì. Per cui ci sarà un dinamico movimento del mare, vedi? Di modo che questo si avvicina lentamente va giù. Qui c'è lo spruzzo, tu ci devi mettere una superficie d'acqua, metti colore, metti sia rosso, sia blu che bianco, metti tutti i colori che non ci restano proprio niente. Giallo e rosso e utilizziamo una tonalità che tende alla. Questa è la base dalla quale poi noi andremo ad individuare tutte le colorazioni che ci riporteranno poi fino al bianco. Mettiamo un pochettino di bianco, abbiamo una sorta di giallo di Napoli rossastro. A questo poi noi dobbiamo decidere se tendiamo al giallo, per cui mettiamo il giallo, aumentiamo. Aumentando leggermente il giallo a definire le terre. Vedi come ci cominciamo ad avvicinare al colore terra. Aumentiamo il giallo, punta di bianco, cominciamo a avere le ore. Utilizziamo un pochettino di rosso che abbiamo qua e facciamo le ore rosse. A questo punto cominciamo, aggiungiamo un pochettino di blu e ci cominciamo a avvicinare i verdi. Questo è un bellissimo verde brillante. Se a questo noi aggiungiamo il rosso, cominciamo ad avvicinarci a un verde più squillante. Vedete? Verde più squillante. Di bianco e andiamo a fare la prima escursione in blu, e questo è una sorta di blu oltremare. Vedete? Così aggiungiamo il giallo e va verso lo smeraldo, così ci avviciniamo al verde smeraldo. Vedete la differenza tra questo verde e questo verde? Siamo partiti da un tono caldissimo, siamo andati da un tono freddo, e torniamo un tono caldo. E ritorniamo verso l'alto. Aggiungiamo un po' di bianco e cominciamo a avvicinarci. Aggiungiamo rosso. Quel grigio che invece adesso abbiamo con il bagno. Adesso andiamo a tre di casse. No, non ce la do di adesso. Che è il nero questo? Sì, è nero. Ci mettiamo tre liti rossi, così ci avviciniamo al casse. Nel casse c'è un po' di tenda rossa. E
questa è la base, mettiamo il bianco, ci avviciniamo al vine. Vine è un grigio? Sì, un grigio vine, un grigio verdastro. Decidiamo, stendiamo i rossi, prendiamo il bianco, cominciamo a avere questo grigio bianco. Andiamo a stenderlo e ci avviciniamo sempre ad un grigio molto morbido. Vedete, non è un brutto grigio che può darti fastidio, perché storicamente si porta dietro tutti i colori, e sempre ne hanno mai pulito, perché il pennello si porta dietro la propria storia. Se noi a questo punto possiamo decidere di stemperare il grigio in blu, guardate che succede, aggiungiamo il nero e diventa un grigio caldo profondo. Guardate quello che sta facendo con il blu, ma con il nero. Ah, perché non è un grigio che può darti fastidio, è un grigio che tende quasi al rosso. Noi abbiamo utilizzato il nero e il rosso inizialmente. Se noi qua mettiamo il giallo e mettiamo un po' di rosso, andiamo all'incarnato addirittura, ci avviciniamo all'incarnato. Ultimamente il verde, ci avviciniamo verso il verde adesso. Esatto, un bagliato. Il verde marcia profondo. Se noi dobbiamo illuminarlo, non ci si mette il giallo del rosso. Questo rosso, se noi aggiungiamo una puntina di bianco, ritorniamo verso i grigi. Questo nastro. Le basi di viola, a questo punto un viola che tenta il verde e non più che tenta il blu. Continuiamo a mettere il rosso e qui andiamo a darlo, no? Esatto, no, aggiungiamo il giallo, mettiamo il rosso e ci riavviciniamo alle terre. Ritorniamo all'inizio. E quello che sto facendo il cerchio. Sto facendo il cerchio, ho fatto quello di ridere qua. Siamo là, siamo quasi.